Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati. Così fu generato Gesù Cristo. La quarta domenica di Avvento ci consegna l'ingresso di Gesù nella storia grazie ai sì di Maria e Giuseppe. In particolare, il Vangelo secondo Matteo focalizza l'attenzione su San Giuseppe e noi vogliamo provare a metterci alla sua scuola per cogliere qualche elemento di discernimento, perché anche noi possiamo sempre più accogliere l'opera di Dio nella nostra vita. In particolare scandiamo tre tappe: un imprevisto, il discernimento, quindi la decisione. Partiamo dall'imprevisto. Giuseppe e Maria sono promessi sposi, avevano già completato la prima tappa del matrimonio secondo il rito ebraico e attendevano che passasse l'anno per andare a vivere insieme. In quella fase Maria si ritrova incinta per opera dello Spirito Santo. San Giuseppe chiaramente davanti a questo fatto è sconvolto, è turbato e cerca una soluzione. Partiamo proprio da qui. Da dove parte l'avventura bellissima di essere i genitori del Figlio di Dio? Da un qualcosa che inizialmente è un imprevisto, che sconvolge i loro piani, pur belli. Vedete, a volte le cose più preziose della nostra vita partono da qualcosa che scombussola. Vi faccio qualche esempio. Sant'Alfonso Maria de Liguori era un brillante avvocato, perde una causa e questa cosa lo manda in crisi. Questa crisi diventa l'occasione per iniziare a guardarsi più profondamente nel cuore e mettersi in ascolto di Dio. Arriverà a maturare la sua chiamata, essere sacerdote, poi missionario. Oppure alcune storie di santità bellissime, passate attraverso la sofferenza. Chiara Luce, Chiara Corbella, oggi brillano con una testimonianza radiosa. Ma la loro storia di santità, da cosa è passata? Da un iniziale annuncio di qualcosa di micidiale, come un tumore. Cosa accomuna a queste persone? Non essersi fermate lì, aggrappandosi a Cristo, cogliendo la luce in fondo. Vedete, proprio in alcune circostanze della vita, inizialmente drammatiche, può nascondersi una provvidenza che con il tempo può prendere forma e illuminare di significato quell'evento doloroso. La tentazione è quella di chiudersi in quel dolore, di non accettarlo, pensando che non ci possa essere nulla di buono. Giuseppe invece cosa fa? Non rimane paralizzato lì, non agisce di istinto, di pancia, in modo vendicativo, lasciandosi muovere dall'orgoglio ferito, no, cerca un senso e cerca di trovare una soluzione. Ed eccoci proprio al secondo punto, il discernimento. Il Vangelo ci dice che San Giuseppe, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. San Giuseppe era un uomo giusto, cioè un uomo che cercava di fare la volontà di Dio, di seguirne la parola, di seguire la legge religiosa del suo tempo. E questa prescriveva che se una donna veniva trovata incinta in questa fase del matrimonio, doveva essere denunciata e lapidata. Questa legge si è andata man mano mitigando, dando la possibilità di licenziare pubblicamente la donna, con conseguenze civili e penali, ma non la lapidazione. San Giuseppe, insomma, si ritrova in una situazione difficile e cerca un punto di incontro tra la legge e la custodia di Maria. Giuseppe di certo ascoltò Maria, ne conosceva la virtù, l'onestà, l'amava e non voleva farle del male. Sceglierà la via più soft, pur dolorosa, rimandarla in segreto, facendo lui un passo indietro. Cosa guida Giuseppe in questa fase travagliata del discernimento? Due luci preziose: la ricerca della volontà del Signore e il bene di Maria, dunque il dono di sé. Come ricorda il Papa, a volte noi passiamo il tempo a chiederci chi sono. Ecco, la domanda più bella per un cristiano è: per chi sono? Un cristiano si chiede: come posso donarmi di più e meglio? Come posso seguire meglio il Signore? Come posso mettermi di più a servizio per il bene degli altri? Ecco, San Giuseppe affronta un travaglio, un discernimento non facile, che non si conclude immediatamente, dura un po'. Ci ricorda che Dio non illumina subito e tutto d'un botto il cammino, ma un passo dopo l'altro. Noi vorremmo cogliere subito tutto, capire subito il cuore degli avvenimenti, ma c'è un cammino da compiere e si cammina una luce dopo l'altra, un passo concreto dopo l'altro. Ed è così che man mano si fa la strada.
Dio interviene a suo tempo illuminando Giuseppe senza impedire a Giuseppe di mettercela tutta. Nel discernimento Dio non si sostituisce a noi, collabora con noi, ma c'è una parte che spetta a noi. E allora possiamo scoprire che persino un evento difficile può diventare un'occasione per tirar fuori la parte più nobile, più alta, più bella che abbiamo dentro. Per esempio, quante persone davanti a una malattia improvvisa di una persona cara, magari il marito, la moglie, un figlio, hanno tirato fuori una premura, un'attenzione che non sapevano neanche di avere? O quante persone, corrispondendo alla chiamata di Dio in una comunità religiosa, hanno tirato fuori talenti e qualità che non pensavano di avere? Ma questo lo si sperimenta e lo si può conoscere solo passo dopo passo, vivendo il discernimento, attraversando quelle prove, non da soli, ma con Lui. Giuseppe dunque arriva a decidere di licenziare in segreto Maria, in modo che non possano farle del male. Ed ecco che Dio interviene, attraverso un sogno. Il sogno è il momento della passività, della ricettività, il momento in cui è azzerata la nostra volontà. I sogni, tema affascinante, vengono dal nostro inconscio, rivelandoci cosa abbiamo dentro, ma a volte, raramente, Dio li può utilizzare come canale per parlarci. Ci vuole tanta prudenza. San Giovanni Bosco, famoso per i suoi sogni premonitori, diceva che nel tempo aveva imparato a riconoscere quando un sogno veniva da lui o quando c'era la mano di Dio che voleva comunicargli qualcosa. Potremmo dire che Dio interviene parlando a Giuseppe come Giuseppe poteva capire. E Giuseppe è certo che lì c'è il tocco di Dio. Miei cari, quando il Signore passa nella nostra vita, in un modo o in un altro, interiormente lo sappiamo. L'anima è toccata. A quel punto c'è solo da fidarsi. Dio dunque gli parlò in sogno, un angelo del Signore gli apparve e chiese a Giuseppe un atto d'amore più grande: accogliere Maria e mettere il nome Gesù al bambino. Primo, accogliere Maria, non aver paura di accoglierla. Ecco, Dio interviene per togliere la paura dal cuore di Giuseppe. Così fa con noi, a cominciare dalla liturgia domenicale, dalla preghiera. Dio parla al nostro cuore per togliere quelle paure che ci impediscono di fare la sua volontà. Quante volte lasciamo scegliere le nostre paure, scappando da ciò che sarebbe il meglio per noi? E Dio chiede a Giuseppe di essere padre per questo bambino, di accoglierlo, di custodirlo e di mettergli il nome Gesù, inserendolo così nella sua dinastia, nella discendenza davidica. Giuseppe infatti era un discendente del re Davide. Giuseppe con il suo sì permette a Dio di realizzare le sue promesse. Ma ci pensate che cosa grande? Noi pensiamo che i nostri sì o i nostri no riguardino solo noi, che se faccio un peccato me lo piango io, che se faccio del bene sto bene io. Ma non è così. Dietro i nostri sì a Dio, al suo amore, c'è il bene di tanti. Possiamo permettere al sogno di Dio di realizzarsi nella nostra vita e in quella di tanti. Ma se tanta gente ha beneficio di sacerdoti meravigliosi, suore splendide, è perché hanno detto il loro sì. E se noi in questo momento siamo qui, è perché qualcuno prima di noi ha detto di sì alla vita. Il Papa ci ha ricordato che questo Vangelo ci mostra tutta la grandezza d'animo di San Giuseppe. Egli stava seguendo un buon progetto di vita, ma Dio riservava per lui un altro disegno, una missione più grande. Giuseppe era un uomo che sapeva dare ascolto alla voce di Dio, profondamente sensibile al suo volere. Egli non si è ostinato a perseguire il suo progetto di vita. Accettando il disegno del Signore, Giuseppe trova pienamente se stesso al di là di sé. Tutto ciò ci interpella e ci mostra la via. Infine, miei cari, e concludo, ecco la scelta. Il Vangelo ci dice che Giuseppe si destò dal sonno, dunque si alzò, e fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore, prendendo con sé la sua sposa. Ecco la grandezza di quest'uomo, silenzioso, amorevole e molto concreto. Capisce una cosa e subito si mette in cammino. Vedete, miei cari, noi possiamo passare la vita facendo finta di nulla, nascondendoci, rimandando, lamentandoci per ciò che è successo, brontolando perché non è ancora tutto chiaro e rimanere lì, paralizzati nel nostro brodo. Oppure possiamo imparare qualcosa da San Giuseppe, alzarsi e incamminarsi nella direzione che Dio
ci ha indicato. Noi possiamo correre un rischio, ascoltare tante belle parole da parte del Signore, ricevere luci, ispirazioni belle, ma restare lì, eterni fruitori e consumatori del sacro, rischiando che però quella parola non generi in noi vita, ma venga abortita, non accolta, non praticata, non vissuta. Oppure possiamo mettere in gioco la nostra libertà e corrispondere a quegli inviti di grazia, permettendo alla nostra vita e a quella degli altri di fiorire. Cari fratelli e sorelle, cosa potremmo chiedere al Signore per questo Natale? Luce per discernere e soprattutto forza e voglia di decidere. Che bello se arrivassimo magari alla messa di Natale dicendo: Signore, ho preso questa decisione. Faccio un passo avanti nel discernimento, muovo un passo incontro a quella persona, cerco di far ripartire un rapporto incrinato in famiglia. Chissà, forse anche San Giuseppe qualche momento ha temuto di non farcela, ma ogni volta il Signore lo ha incoraggiato, lo ha sostenuto e gli ha aperto la strada, dandogli la forza necessaria. Siatene certi, se lo vorremo, così farà anche con ciascuno di noi. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.